Ragazze, benvenute in questo nuovo vlog. Non vi dico il buongiorno perché mattina non è. Stavo dicendo buongiorno non è, ma non è così, dai. E mattina non è, è tardissimo, sono le 3:30. Però prima di far fare riposina ad Ale, perché stamattina non si è svegliata presto come al solito, quindi la metto a nanna un pochino più tardi. L'ho tenuta a casa come avevo accennato perché è un po' raffreddatina e quindi preferisco. Poi oggi in più è una giornata uggiosissima, quindi sarebbe solo peggiorata. Quindi l'ho tenuta a casa al calduccio e vediamo domani come va, anche perché ha solo esclusivamente un pochino di raffreddore, non ha nient'altro. Però lei poverina ci teneva, voleva andare, ma le ho spiegato che è meglio evitare. Meglio riprendersi bene in tempo che peggiorare e poi andare alle calende greche. Quindi, e basta. Quindi dicevo, vlog molto 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 tranquillo oggi, perché appunto sono a casa con lei, quindi tra poco rientra anche Riccardo, anche Fede, quindi insomma, giornata molto molto tranquilla. In questo vlog cosa vorrei fare? Vorrei riaprire il vaso di Pandora, come lo chiamo io, la scatola che mi hanno regalato i miei genitori a Natale e spolverare, tirare fuori l'agenda perché non l'ho ancora realmente utilizzata, quindi vorrei mettermi lì, segnarmi bene tutte le cosine e utilizzarla. Poi che altro? Non mi ricordo, ieri sera ho iniziato, già che ero sola, che Riccardo lavorava, ho messo i bimbi a nanna, quando avevo finito tutte le cosine da fare, che mi sono messa tranquilla nel lettuccio caldo, mi sono iniziata il mio libro e sono già quasi a metà. Quindi è molto piccolino, quindi mi piace, è molto riflessivo. Penso che lo presterò sia a mio papà che a Riccardo perché secondo me può piacere anche a loro, perché è molto veloce da leggere, non è una cosa troppo impegnativa e mi piace perché è tutto basato su un battibecco, neanche un battibecco, a volte sì, un dialogo tra marito e moglie, in cui ci sono degli spunti, delle riflessioni, quindi mi piace veramente tanto ed è molto molto veloce, sta andando proprio velocissimo, mi sa che stasera addirittura, tra stasera e domani potrei anche finirlo perché non è lunghissimo. Adesso metto a nanna la bimba, la mia patatina e noi ci vediamo tra poco. Io volevo far vedere come sono messa con il libro. Guardavo se per caso erano arrivati. Aspettate che mi appoggio un attimino lì alla buona. Vedete, sono quasi a metà. Tutto in una sera. Veramente piacevole, veloce da leggere. Tutto molto tutto molto a conversazione, vedete. Molto molto carino, stasera conto di finirlo già. Niente, ho messo anche l'orologio in carica. Se vedete il cerottino, mi sono fatta male. Aiuto, qua c'è un cavetto. E basta. Adesso inizia a scendere mentre aspetto che arrivano. Ragazze, salto vergognosamente temporale, lo so, sono passate ore praticamente perché ci siamo sentite intorno alle 4 e sono le 10 di sera, ma vabbè, dettagli. Però ho detto vabbè, accendi la videocamera, continualo anche perché così vi racconto due o tre cosine e ho pensato di accendere ed eccoci qua. Oggi poi è tornato Riccardo, è tornato anche Fede ovviamente. Ho controllato appunto i compiti, abbiamo visto due o tre cose, fatto lo zaino, le solite cose da mamme. E poi Riccardo mi ha fatto una sorpresa, quindi questa ve la racconto perché è una cosa tanto tanto tenera. Appunto già ieri mi aveva accennato perché ha visto che io seguivo questi riassunti di Cristiano e appunto ha capito che a me questo libro piace molto. Avrete già capito voi che, specie se avete visto i scorsi vlog, uno o due vlog fa, non mi ricordo, e quindi insomma mi ha detto: ah, allora domani vado, te lo prendo. Io: ma no, ma va, ma lascia stare, lascia stare.
E lui, vabbè, sì, poi vediamo, dai. E quindi, insomma, pensavo non prendesse più, insomma, perché comunque non era il caso. Poi c'è da dire che, per carità, sono riassunti, molto molto riassunti, perché comunque il libro è di 500-600 pagine, quindi è molto molto sintetizzato. A una persona appassionata interessa, voi avrete già capito, sicuramente. Quindi niente, è arrivata a casa, cioè in realtà io... Fa anche un po' ridere perché stavo addormentando Alessandra, no? Essendo che oggi non stava bene, lei quando non sta bene vuole la mamma, e quindi è uscito lui. E poi sinceramente oggi non avevo proprio voglia tanto di uscire, vi dico la verità. Oltre ad essere Alessandra che vuole tanto me, specie quando ha anche solo il minimo bubù, io oggi proprio gli ho detto: senti, oggi io proprio non ce la posso fare, quindi ci ha pensato lui ad uscire. E quindi boh, mi manda il messaggio mentre io addormentavo Alessandra, stavo vedendo l'ultima parte di questi tre riassunti di Cristiano Cervigni, che sapete che io seguo per i suoi super riassunti, per il gossip, quando ho voglia di vedere qualcosa di spensierato vado sul suo canale, vi dico la verità. Quindi stavo iniziando il capitolo 3 del suo racconto, che lui dice essere la parte più interessante. Era tipo 10 minuti, mi arriva il messaggio di Riccardo con la foto insieme a questo libro, che adesso vi faccio vedere. Con la foto di questo libro che io volevo tantissimo, con scritto con la faccina così, con scritto sorpresa. E io no, vabbè. Solo l'idea che poi a casa avrei avuto tra le mani questo libro, che comunque anche l'altro giorno che ero al supermercato me lo sono guardato, ho visto il retro perché volevo vedere com'era, e quindi ho detto quasi quasi. Poi ho visto il prezzo, 23 euro, mi scocciava un pochettino, vi dico la verità, e quindi ho preso poi quello che costava un po' meno, che comunque mi piaceva, infatti mi sta piacendo tantissimo. Ma che so già che in 1 o 2 giorni finirò, e quindi quando ho visto che aveva questo tra le mani ho detto no, vabbè, ero contentissima. E quindi ho subito stoppato il video, quando ho visto questa foto che mi aveva mandato ho detto alto, fermiamo il video, almeno la parte più interessante me la tengo come clou, perché se mi sento già il finale, vero che comunque lui riassume tantissimo, e quindi capirete bene che non può aver riassunto, ora vi dico quante pagine sono. Non può aver riassunto 531 pagine in 3 video da 40 minuti, barra un'ora, un'ora e un quarto. E quindi anche perché lui ci mette anche dei suoi commenti in mezzo, quindi figuriamoci, no? E quindi io amando proprio la storia, no? Diana poi, Diana e i suoi figli, eccetera, non potevo non averlo e non leggerlo. Ci metterò un po', indubbiamente, perché non ho tanto tempo da dedicarci, però anche solo la sera, quando magari sono un po' più avanti con i video, che non devo ammazzarmi fino a notte fonda per non far mancare un video, mi leggerò un po' di paginette mentre mi rilasso vicino a Riccardo, insomma, le nostre seratine relax, eccetera. E quindi insomma sono rimasta contentissima di questo splendido regalo, non me l'aspettavo veramente. E non vedo l'ora di iniziare a leggerlo, finisco prima l'altro però, perché mi sta piacendo tantissimo e vi voglio dire poi la mia. Altra cosa che vi voglio dire, senza annoiarvi troppo, tulipani. Grazie, perché alcune di voi mi hanno consigliato di tagliare i gambi sotto 1 centimetro e già si stavano ripristinando. In più, mia mamma mi ha detto di metterci una monetina di rame, quindi ci ho messo una monetina da 2 centesimi. E boh, dal giorno dopo si sono rialzate tutte. Guardate, sono contenta perché le stavo per buttare, invece gli ho voluto dare una chance. Insomma, le sto sfruttando ancora qualche giorno, quindi sono molto molto contenta. Sono qua con la mia scatolina, come vi dicevo, quella che mi hanno regalato i miei genitori a Natale. Ho già tolto il fiocco per fare prima, per non farvi aspettare inutilmente. Che dire, io sono un po' così, sono sempre stata così fin da quando ero bambina, anche quando arrivava Babbo Natale, quando ricevevo dei regali ai compleanni. Io li rimpacchetto perché mi dispiace di averli aperti, e quindi li apro e poi li rincarto, perché per me il fascino del regalo e poi alla fine
Quando lo apri, poi una volta che hai visto cosa c'è dentro, sì, sei contenta, ma il fascino è il regalo, il vedere chiuso, il vedere la carta regalo, non lo so. E quindi mi dispiace talmente tanto che io poi devo rimettere tutto a posto, conservarlo lì. E poi quando mi sento pronta, psicologicamente vado a spacchettare, a mettere a posto le cose. Lo so, questo è un grosso problema. Però vabbè, è una mia, come dire, un mio segno particolare, no? Ecco. Allora, finalmente vado a mettere a posto le cosine che ci sono qua. Allora, dischetti struccanti della marca Ombia. Avevo già staccato l'etichetta. Vi chiedo un consiglio riguardo questi, che tra l'altro sono molto cicciottosi, molto belli. Mia mamma già mi diceva che questa retina, grazie a questa retina, potrei metterli anche in lavatrice, magari quando metto gli asciugamani, delle cose un po' più, ecco, magari mettendoci dentro anche un goccino di ace gentile, per esempio, no? Che me lo va un po' a smacchiare, che va un po' a disinfettare. Però se avete dei consigli. Sono molto cicciottosi, ce ne ho tre qui dentro. Se avete dei consigli su come andare a pulire questi dischetti riutilizzabili, fatemelo sapere. Perché io non ne ho mai avuti molti. Avevo provato quelli di Hello Body, però vedendo che non venivano belli bianchi, mi sono un po' scoraggiata dall'utilizzarli. E avevo anche preso, se vi ricordate, un set da Lidl con la fascia e i due dischetti grigi. Però mi scoraggia un po' l'idea di non saperli mai ben ben puliti come un dischetto vergine comprato, pulito, nuovo, di cotone. Quindi se avete consigli fatemi sapere qui nei commenti, mi raccomando, aspetto i vostri consigli preziosi. Questa crema corpo aromatica dei Tesori d'Oriente che stavo pensando, essendo una crema corpo, di tenermela al piano di sopra, perché io facendo più spesso la doccia tendo ad avere tutte queste cosine sotto. Però magari ogni tanto mi è capitato di essere al piano di sopra, però stavo pensando di tenerla al piano di sopra perché ogni tanto capita che comunque ho i lavapezzi o comunque se non c'è anche la vasca, magari boh, raro, perché mi piace più la doccia. Però tenere qualcosa anche su, perché a volte capita che sono su, dico, oh, devo scendere, prendere la crema corpo, magari sono infreddolita perché mi sono appena lavata, eccetera. È comodo avere anche qualcosa su, quindi mi sa che questa la terrò su, anche perché giù di creme corpo ne ho già due. Questi due li porto su. Questa è l'eyeliner, lo metterò da parte nella cassettiera Alex, perché per ora ne ho già due aperti. Tengo lì appena finisco, sono contenta di averla scorta. E questo è un primer viso. Questo me lo porto su, però anche questo non lo utilizzerò subito perché ho una sorta di cipria fissante che voglio finire, quindi appena la finisco tiro fuori questo. Questa qua avevo anche già di questa staccato l'etichetta e me la voglio mettere subito nello zainetto perché capita ogni tanto che devo prendere due cavolate, sono senza busta, senza sacchettino e questa qua è personalizzata col mio nome. Tra l'altro non ci ho mai fatto caso se penso solo fuori, sì, perché poi si apre e diventa una borsa. Quindi il mio nome c'è. Qui, ma poi diventa una busta, quindi molto carino. E sì, scusate se ogni tanto mi vedete tagliata, ma preferisco vediate ovviamente i prodotti che me. Questo set qua, Urban Jungle, che voglio anche questo sfruttare essendo piccolino, così butto la scatolina, anche se a me spiace sempre, lo sapete, però bisogna andare avanti, superare queste cose qua. Pochettina molto carina da tenere in borsetta. Stavo pensando di sfruttarla per la borsetta perché è piccola, per lo zaino. Vabbè, allora qui dentro c'era il cancelletà che io utilizzo sempre della mia colorazione e questo splendido mascara che sembra quasi abbia due aperture. Adesso non lo apro perché si secca. Ciglia sensazionali, mascara effetto ventaglio addirittura. Nero intenso, non vedo l'ora di provarlo. Sono molto curiosa perché non l'ho mai provato questo qua. E a questo punto, vabbè, metto tutto qui, tanto i trucchi li devo comunque portare su e ci metto dentro anche questa,
questo blush che avevo sempre tenuto qui, per ora la porto su perché voglio prepararmela, metterci tutte delle cose magari ragazze da finire, no? Da tenere nello zainetto, non mi metto roba nuova, quindi magari mi metto il mascara che sto utilizzando proprio per finire, così se in giro mi capita che devo sistemarmi, mi sono sbavata, ha piovuto, qualsiasi cosa, ce l'ho. Poi se lo ritrovo, non so se lo troverò, però forse l'ho buttato, comunque quando poi troverò un set economico, mi vorrei prendere quei flaconcini piccolini dove metterci poco poco struccante, perché non si sa mai, a volte mi capita magari che non ho un mascara waterproof, mi cola, mi sporco e serve comunque. E quindi vabbè, anche solo, sapete, no? Quei mini spray piccolini piccolini e due dischetti usa e getta me li metto dentro e mi posso sistemare anche in giro. E niente, quindi ci metterò magari un correttore, perché il fondotinta non me lo so portare dietro, un correttore tipo quello che ho ricevuto, un mascara da finire e una cipria, ecco, giusto per sistemarsi. Poi qua abbiamo il profumino di Terre d'Oriente, Tesori d'Oriente, profumo aromatico il muschio bianco, però anche questo lo metterò da parte perché devo finire l'altro. A malincuore questa borsetta la terrò comunque da parte perché è molto carina. Però, ma cosa c'è anche qui dentro? Ma non ci avevo fatto caso l'altra volta. Ma no! Ma Natale io non me ne sono accorta. Non so se è un regalo, adesso poi chiedo a mia mamma, o se è una cosa in più che ha messo la farmacia, ma figuriamoci. Sarà un regalo questo qua. Però essendo una taglia un po' mini size, tipo prova, potrebbe anche essere che gliel'hanno aggiunta insieme come regalo. In ogni caso è molto gradita, ragazze, ma che bella. E questa qua me lo porto sempre su, perché se mi capita di dovermi lavare così a pezzi, ho qualcosa di piccolino a tenermi al bagno di sopra. Gel doccia della Joaue, che non l'ho mai provato. Relaxing. Fantastico, la profumazione dei visti di fiori mi pare proprio la stessa. Oddio, è buonissima. E questo è lo struccante, il mio preferito in assoluto, il mio preferito per sempre, per la vita. Sia per la qualità del prodotto, sia per la profumazione che mi fa impazzire, letteralmente impazzire. E però anche qua devo attendere di finire l'altro. Poi, vabbè, la bustina dei miei che mi metto qui dentro. Per ora la metto qui in mezzo, c'è quella di nonna, quella dei miei, questa scatolina la teniamo. Non penso la riciclerò, nel senso che non è che la riutilizzo per qualcun altro da regalare, no, perché ci tengo. Infatti questa paglietta magari la butto, però la voglio tenere magari per metterci tutti i bigliettini, tutte le cose, i ricordi, queste cose qua, perché mi piace tanto tanto, anche se natalizia, pazienza. E vabbè, a sto punto qui dentro ci metto anche questo sacchettino che poi vedrò cosa farci, e il nastro. Ecco, così queste cose qua che sicuramente riutilizzerò in qualche modo. E così abbiamo svuotato la scatolina. Tra l'altro questa agenda, già solo perché ce l'ha anche mio papà, mi piace un sacco, perché ce l'abbiamo uguale. E quindi mi piace. Adesso metto già il segno. Dunque gennaio. Dov'è gennaio? Ah, ok, c'è scritto qua, perché sono abituata a quello, c'è scritto il mese gigante. Ah, 17. Oggi che giorno è? 20, 21, 25. Domani è 25. Quindi mettiamo il segno al 25, poi vabbè, le cose magari mi segno le cose più importanti del mese di gennaio, però insomma è piccolina, tascabile, te la puoi portare anche nello zaino se ti serve, molto molto comoda rispetto alle altre che ho che sono un po' più grossolane. Magari ci appiccico qualche adesivo un po' più colorato, sapete che a me piacciono molto. E vediamo un po'. Comunque adesso mi porto su queste cosine qua. Io mi sa che vi saluto, ragazze. Questo è un vlog molto
Ciancioso, ciancioso, però so che vi piacciono molto, che vi tengono molta compagnia. Scusate se mi vedete un po' sparaflesciata, ma la luce, essendo sera, ho messo la ring light che però mi sparaflescia un attimino. Adesso vado a buttare anche le etichette qua e la scatola. Molto carino questo mascara, non vedo l'ora di provarlo, poi vi faccio sapere, ovviamente sapete che io vi aggiorno su tutto. Vi faccio vedere anche una sorpresa del Kinder che Ale mi ha detto di farvi vedere, che è molto carina, con l'omino che va su Marte e qui sbuca un alieno. È carina, dai, è un po' diversa dalle solite perché ultimamente ci sono sempre un po' le solite sorprese. Degli animali, cose del genere. Basta, quindi mi porto tutte queste cosine su. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia con queste ciance, con queste confidenze, con il mio super libro di Harry che non vedo l'ora di iniziare. Adesso mi porto su queste cose, mi lavo i denti, mi strucco e mi vado a finire, o meglio, continuare il libro di Paolo Bonolis, che mi sta piacendo anche quello molto, e mi porto su anche il libro di Harry. Quanto chiacchiero, ci vediamo domani. Vi voglio bene, grazie per seguirmi sempre e ci vediamo presto. Ciao!